Nelle scorse puntate abbiamo visto i due team di Muay Thai e Sandà capitanati rispettivamente dallo spagnolo Aldo Rodriguez Navas e dall'italiano Andrea Iolini essere sottoposti a duri e incessanti allenamenti. Dai, andiamo a allenare? Con questo tempo non ne ho voglia, cavolo. Però vabbè, dai. Ci stanno aspettando. Grazie, dai ragazzi, forza e coraggio, eh? Il tempo stringe e la tensione cresce tra gli atleti, in particolare tra Palazzetti e Baldassini, il quale ha promesso di capovolgere l'esito del loro ultimo match. A pochi giorni dal match gli atleti si trovano oggi a Chieti per allenarsi insieme ad Andrea Palazzetti presso il team Fight Culture sino al giorno della grande risfida. Io sono Andrea Palazzetti e sono del team Chuck D, Muay Thai di Viterbo. La Muay Thai è qualcosa di veramente importante, per me la Muay Thai è il mezzo nel quale sono diventato uomo. Devo tanto a questa disciplina anche perché con il corso del tempo sono divenuto anche istruttore, quindi ho anche delle responsabilità in più verso questi ragazzi e mi piace. Quest'estate ho portato a casa il risultato, stessa cosa che dovrò fare adesso, ma ancora meglio. Bene, atleta di MMA del team Fight Culture salirà sul ring contro Andrea Controversa del team Ferretti, allenato da Giulio Morgante. Sono un atleta di Mixed Martial Art, nonché cintura blu di Brazilian Jiu-Jitsu. Combatto per il team Fight Culture di Matteo Mascetti, il mio coach, che ringrazio. Ho estremamente provato la dieta, ma comunque abbiamo il 100% sotto ogni punto di vista. Voglio ringraziare l'organizzazione della Fight Clubbing, Andrea Saggi, per l'opportunità che mi sta dando e non vedo l'ora di far scintille sul ring.
Sono Matteo Mascitti, coach di Michael Bene e presidente Fight Culture. Ci è stata data l'opportunità di combattere contro il coriaceo Andrea Controversa del team Europe Valetudo Manduria. Fate il tifo per noi. Venite dentro, dai, che ci sta Giorgio che si sta allenando. E dai, andiamo. Lo mettiamo sotto giro stavolta, dai. Presso la polisportiva di Chieti del gruppo Perla Village seguiremo oggi gli allenamenti del giovane Giorgio Baldassini in compagnia del coach Fabiano D'Andrea, Silvio Tavoletta e Emanuele Cavallucci. Pratico questo sport ormai da 3 anni grazie a mio fratello. Ho iniziato nella palestra Fight Club Team Daniele Miri. Ho un bellissimo rapporto sia con il maestro sia con gli altri allievi. Ricordo molto bene tutti gli incontri disputati, ma indubbiamente quello che mi rappresenta di più penso sia l'incontro dell'anno scorso nella finale dei nazionali. Il Sandà per me è uno degli sport da combattimento più completi ed efficaci che ci siano. Il mio sfidante Andrea Palazzetti l'ho già conosciuto quest'estate. E di sicuro riuscirò a dimostrare che sono io il migliore.
Al Palaroma di Montesilvano tra poco assisteremo al rematch tra Giorgio Baldassini e Andrea Palazzetti, che 5 mesi fa si aggiudicò l'incontro ai punti con verdetto unanime. Mitak vola con le gambe, Palazzetti calci bassi, gomiti, sai il lavoro che devi fare, box e calci bassi ed uscita. Baldassini, tu ti sei preparato questa volta abbondantemente per colmare la pecca della preparazione fisica di luglio. Luglio era un gioco, adesso si fa sul serio.
viaggio, va benissimo. Vai sotto al corpo, è stanco. Vai! Andrea, non prendere l'occasione! Non prendere l'occasione! Quando vuoi tu, respira! Sì! Vai Andrea, guardalo, guardalo! Thank you.
Bravissimo. Bravo, bellissimo. Grazie. Gran bel match, veramente. Grazie tanto. Bravo. Ho guidato come una testa. Però mi ascolti, riesco a... E oggi eri Storico. Adesso cominci a sentirci una cifra di più. Mamma mia, aspettavo. Destro gondo, come entra? Gondo, come entra? Durante la prossima puntata seguiremo da vicino l'italiano Giacomo Saturnini e l'albanese Mitat Tisteri. Alle prese con gli allenamenti in vista di un match che si preannuncia agguerritissimo, dopo le scintille tra i due delle passate settimane.